Per me è un momento piacevole questo, quando incontro un politico nei posti di divertimento, di intrattenimento, perché molte volte la notte viene menzionata male dai media nazionali, soprattutto dai politici, come un malessere da battere. Adesso andiamo alle presentazioni, presentiamo qui il personaggio che andiamo a intervistare. Buonasera, sono Walter Scognamiglio, sono il vicepresidente del Consiglio del quarto municipio di Roma. Adesso la domanda nasce spontanea, lei che ne pensa dei giovani? Ma i giovani sono il futuro dell'Italia, del paese, sono la nostra vita, quindi siamo stati tutti quanti giovani, quindi i giovani devono andare avanti e portare chiaramente una bandiera di modi di fare, ma soprattutto di rispetto delle regole. Allora, noi ecco appunto mandato in là per dire le regole, noi nella notte sono anni che diciamo che abbiamo le soluzioni a varie problematiche, però è molto difficile ascoltare chi vive di notte perché viene, come ho detto, menzionato in un certo modo. Un politico che ne pensa della notte? Ma guarda, io a me piace tantissimo, io sono poi fra l'altro anche un ex PR, organizzavo anche delle serate e quindi per me la notte è bellissima. Chiaramente ultimamente si sta portando forse un messaggio sbagliato, e cioè quello che chi esce di notte corre dei rischi, corre dei pericoli, e questo è un messaggio assolutamente che non va dato. Diciamo che i locali di Roma, che ce ne sono tanti, dovrebbero eventualmente insieme alle istituzioni organizzare e incentivare anche questi ragazzi diciamo al divertimento puro, ma appunto come dicevo prima sempre con un rispetto delle regole per tutti. Ecco, secondo noi, e chiudiamo, secondo noi, noi diciamo proprio questo, noi abbiamo le soluzioni e nessuno ci ascolta, perché purtroppo tanto tempo fa una persona a me mi disse: quanti siete e contatevi, siamo tanti e proponiamo delle cose giuste. Quello che si vede oggi, si menziona più un fatto di cronaca che un milione di persone che è andato a divertirsi e non è successo niente. Siamo in Italia, un paese turistico, sarebbe una grande opportunità anche di lavoro per tutti quanti, però andrebbe fatto un plauso ai proprietari dei locali che investono dei propri soldi a proprio rischio e nessuno li tutela. Noi proponiamo anche questa causa. Ecco, proprio su questo discorso qui, lei è stata una serata, si è divertito, tutta bella gente, non c'è successo niente, ma perché c'è questo continuo insistere a non uscire di casa e stare tutti davanti al computer? Sì, appunto come dicevo prima, sono messaggi sbagliati che si danno. Io vivo appunto in un municipio, il quarto municipio, che conta all'incirca 300.000 abitanti, quindi è considerato una città molto grande. E noi non abbiamo locali di notte, come se una città come Bologna, come Firenze, non avesse una discoteca, e quindi uscire la sera, dal momento che non ci sono locali, non ci sono diciamo così attrattive per i giovani, potrebbe risultare un problema. Io dico, noi dobbiamo contarci, cioè anche le istituzioni si devono contare chi sta dalla parte veramente dei giovani e chi non sta dalla parte dei giovani. Quindi fare delle iniziative, studiare delle modalità affinché sia i locali di Roma e sia i giovani siano tutelati, sia sotto l'aspetto commerciale ma soprattutto sotto l'aspetto sicurezza. Io la ringrazio e chiudo con una frase, la ringrazio di essere stata su Mondo Notte, e chiudo con una frase: nel quarto municipio i locali ci sono, però c'è qualcuno che li vuole chiudere. Questo è anche qua non siamo assolutamente d'accordo sulla chiusura, ma io sono d'accordo sull'apertura di nuovi locali e soprattutto di dare a questi giovani, dopo giornate di studio, settimane di studio, almeno un venerdì, un sabato, domenica, all'insegna del puro divertimento e sotto l'aspetto sia sociale che diciamo di solidarietà. Anch'io, Melania, sono Mondo Notte. Vi aspetto.